Tante sensazioni positive dopo questa gara, anche perché mi sembra che i Tigers possano sfoggiare un protagonista diverso a seconda dei vari momenti della partita. Ci sono stati momenti in cui è stato importante Papa, momenti in cui è stato importante Battisti, altri momenti in cui è stato importante Zani, altri momenti in cui è stato importante De Fabrizis nel break del fine secondo quarto, insomma. È questo il collettivo, la vostra forza? Sì, sicuramente il collettivo, il gioco di squadra, l'abbiamo detto subito dalle amichevoli, penso, del precampionato. Giocare insieme, passarci la palla, il bel gioco, penso, spero che diamo pure al pubblico. Questo può essere la nostra forza, infatti ogni partita prevale uno, due, tre giocatori e nell'arco della partita c'è sempre, come hai detto tu, un giocatore che ci dà la mano per andare avanti o per resistere agli attacchi. Secondo me siamo stati costruiti come un gruppo dove non c'è un protagonista sempre uguale, non c'è quello che fa 30 punti a partita, ma siamo tutti dei buoni giocatori da 10-15 punti. Nell'arco della partita ci sono diversi protagonisti, ma come giusto che sia, ovviamente per le difese questo è un punto a sfavore, perché ogni volta devono preparare la partita su più giocatori, più protagonisti, quindi questo deve essere il nostro punto di forza da adesso fino alla fine del campionato. Posso chiedere a Papa come si definisce come giocatore? Non lo so neanche io. No, io corro, prendo rimbalzi, aiuto in difesa, aiuto chiunque, anche sbagliando certe volte, infatti il coach qualche volta mi rimprovera, però cerco di dare il massimo, tutto quello che ho. Ma è un giocatore, secondo me, moderno, nel senso che oltre ad avere una grandissima energia e un atletismo importante, anche di un'intelligenza notevole. Cioè, non è solo un giocatore di energia, corre e salto, ma riesce a capire le cose prima di tutti, sia in difesa, ha una qualità enorme. Ha sempre a certi livelli, che è una cosa importantissima, prevedere quello che può succedere. E lui su queste cose qua è impressionante. Sa già dove, mi ricorda molto Toto Forrai dei primi anni, che era sempre lì a toccare il pallone, a anticipare, a capire il gioco prima di tutti. E lui ha una qualità incredibile, abbinato poi a un atletismo che l'aiuta. Ha ancora 22 anni, ha margini notevoli di miglioramento, ci sta lavorando tanto. È un giocatore, anche se, come dire, ogni tanto borbotta, si lamenta, lo fa, però è sempre il primo davanti a tutti, uno che vuole migliorarsi. Un ragazzo è laureato, non ci sembra quando parla, ma un ragazzo laureato, un ragazzo a posto. Dove l'hai presa la laurea, che la prendo pure io? No, quindi stiamo parlando di giocatori con un cervello anche cestistico importante. Dilo, cos'è la cosa che ti è piaciuta di più questa sera? Ma guardi, io avevo una paura di sta partita e forse sono stato bravo a non trasmettere la paura alla squadra, piuttosto che come dire, la preoccupazione solamente, perché di là avevamo veramente una squadra forte, una squadra fisica molto ben allenata. Non è un caso che sabato scorso era sopra di 30 con Piacenza, ed è una squadra anche con giusti equilibri, con gente di talento, molto organizzata. Quindi noi questa partita l'abbiamo dovuta preparare nei minimi dettagli. L'orgoglio naturalmente mio è vedere che il piano partita mio, anche sui particolari, e i giocatori lo seguono e ha dei risultati, viene fuori qualcosa, mi inorgoglisce. È un atto creativo, no? Pensare a come può andare la partita e trasferire l'idea ai giocatori. I giocatori ci credono e lo fanno, perché poi, io l'ho detto anche ieri, senza di loro io non so niente. Cioè, posso essere il più bravo allenatore del mondo, ma se loro in campo non sono attenti, non sono concentrati e non credono alle cose che gli chiedo di fare, poi divento il peggior allenatore. Nella stessa maniera io credo in quello che possono far loro. Però abbiamo fatto veramente una grandissima partita, sia in difesa che in attacco, nonostante un po' di acciacchi, nonostante un Villani non all'altezza, mi permette di dirlo, perché oramai Villa è da una vita che stiamo insieme e lo sa lui che non è all'altezza, però poi comunque ci ha dato respiro a tutti gli altri, ci ha dato la buona difesa, ha fatto i buoni passaggi, ha preso un fallo a tre punti importante in un momento. Sicuramente non è questo il giocatore, anche le scelte, voleva azzannare come al solito la partita, ma in questo momento non ha le gambe perché è stato fermo un bel po' e doveva avere un po' più di pazienza e giocare insieme agli altri. Però Villa non è uno che si deprime, anzi è contentissimo più degli altri per il risultato. Ti voglio chiedere un'ultimissima cosa, poi è finito. 5 giocatori in doppia cifra, abbiamo detto proprio in premessa, tanti giocatori importanti in momenti diversi della partita, però tirando le somme è anche vero che i momenti più
diciamo, chiave del match, il recupero dopo il meno 9 nel primo tempo e quei 5 minuti in cui nell'ultimo quarto non ha segnato Lecco, e l'ha vinta in difesa. No, era una partita assolutamente da vincere in difesa, anche perché gli abbiamo tolto tanto campo aperto, dove loro sono pericolosissimi a prendere tiri aperti. Siamo stati bravissimi a riempire l'area su tutti i pick and roll e a ruotare forte. Siamo stati duri al rimbalzo, abbiamo preso una marea di rimbalzi più di loro. E nonostante tutto eravamo sempre lì a toccare un pallone, a tuffarci, ad essere attivi. Sicuramente è una squadra che ha caratteristiche sia atletiche che individuali, di conoscenza cestissima e di buoni difensori. Se poi li abbini anche a due o tre discorsi tattici, è una squadra che può partire da qui, dalla difesa, e poi dopo, volta per volta, veramente può diventare una squadra molto divertente anche in attacco.